Tu sei stato negli Stati Uniti quanto recentemente? Sono stato 3 mesi. 3 mesi più o meno, no? Sì, più o meno sì. E che hai respirato? Ma sai, io ho fatto delle proiezioni, diciamo, soprattutto mirate per un pubblico, diciamo, legato. Selezionato, certo. Sì, però anche, abbiamo fatto anche delle proiezioni in sale cinematografiche dove c'era il pubblico che pagava il biglietto. Quindi. Allora, intanto l'America è un paese di migranti. Certo. Sono arrivati tutti lì alla ricerca di un futuro migliore. Quindi si identificano immediatamente con questa storia. In più è un racconto epico e l'epica, sai che insomma, è centrale nel cinema americano, no? È il viaggio dell'eroe che deve superare tutta una serie di pericoli. Quindi era un film estremamente accessibile. Per questo io sentivo che. Forse è il mio film, ne ho fatti 11, questo è il film per certi versi più popolare, perché se tu è un eroe che non ha ombre, non ha zone d'ombra, io ho fatto altri film dove comunque i protagonisti erano sempre un po' anti-eroi, avevano sempre Delle delle ambiguità. parti oscure, no? E lui non ne ha, lui è difficile, no? Non empatizzare con lui, in fondo lui è un puro e combatte per la vita contro un sistema di morte. Quindi è un film estremamente popolare e credo che questo si percepisce anche così dal calore che il film ha incontrato dal primo momento, da quando è uscito nelle sale a settembre. Poi c'è stato l'incontro di Papa Francesco che ha voluto quasi subito, la seconda o la terza settimana, supportare pubblicamente il film. Lui è figlio di migranti, è sempre stato dalla parte dei migranti, li considera giustamente eroi contemporanei e quindi l'idea che ci fosse un film che finalmente dà voce a chi di solito voce non ha, è stato il primo in qualche modo. E questo penso abbia aiutato anche il film a mantenersi su un piano più alto e quindi non scivolare dentro dei rischi di strumentalizzazione politica da una parte e dall'altra. Quindi, io non ho mai avuto nessuna reazione, né positiva né negativa. Dal mondo politico, diciamo. No, no. E ho fatto anche attenzione a non entrarci perché appunto. Certo. Una cosa volevo aggiungere che per me è Ah, importantissima, per sì. chiudere questo discorso in una maniera che non sembri solo negativa. C'è stata una cosa estremamente positiva in Italia rispetto al film ed è stata la straordinaria accoglienza che il film ha avuto nelle scuole, grazie a tutta una serie di professori illuminati. Ma un vero e proprio circuito che funziona. Funziona e che ha fatto vedere questo film a migliaia e migliaia di studenti, spesso sono andato anche io a incontrarli, e loro sono i giovani, loro sono il nostro futuro. Quindi ragazzi che andavano a vedere il film pensando di dormire, pensando sarà una cosa noiosa, invece si trovavano davanti a un film che raccontava la storia di loro coetanei, con gli stessi desideri, gli stessi sogni, quindi immediatamente empatizzavano con questi personaggi e capivano che dietro quei numeri c'erano dei ragazzi come loro, con delle famiglie che si preoccupavano, con dei sogni. E questo ha aiutato tanto a mettere luce e a dare un punto di vista diverso a questi ragazzi su questo enorme dramma nella nostra epoca. E questo è grazie alle scuole, grazie agli insegnanti, e credo che sia Grazie stata una cosa estremamente importante, perché è un pubblico che non sarebbe mai andato a vedere questo film. E
E anche in Francia il 20% delle entrate sono state delle scuole. E quindi insomma ci tenevo a dire che c'è anche una possibilità per il futuro che i giovani vengano sensibilizzati e che addirittura poi spesso capitava che vedevano il film nelle scuole e poi tornavano a casa e lo consigliavano ai genitori. Cioè il contrario.